Ben trovati anche alla pagina sportiva del TG Noi, dedicata in particolare al ciclismo. A Marginone, nel comune di Altopascio, si è corsa la terza prova dello Challenge Allievi Lucca Versilia. Era anche valida come campionato provinciale allievi. Vediamo com'è andata con il servizio di Luigi Casentini. Va ad Antonio Tiberi dell'Olimpia Valdarnese il 36esimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini di Marginone, la classicissima di Ferragosto dello Challenge Allievi Lucca Versilia. 104 i partenti della terza prova dello Challenge, organizzata dall'Unione Sportiva Toscogas, con il patrocinio del comune di Altopascio. Un tracciato che prevedeva 8 giri, di cui 5 in pianura, per poi ripetere per ben 3 volte la salita del Monte Carlo. Una gara molto dura anche per la giornata particolarmente calda, che ha visto nella prima parte un alternarsi di fughe fino all'inizio delle salite, dove il gruppetto dei fuggitivi è riuscito ad avere un buon margine sul gruppo, ma è stato nell'ultimo giro che Tiberi è partito da solo, tagliando in solitaria il traguardo. Alle sue spalle volata per il secondo e terzo posto, vinta da Giosuè Crescioli dell'Empolese su Gabriele Benedetti dell'Olimpia Valdarnese, mentre quarto è giunto Gabriele Tesi del team Versilia, che si è qualificato quindi campione provinciale. Una bella soddisfazione per l'alfiere dell'Olimpia, che non partiva tra i favoriti. Sì, è stata una bella gara e quando sono partito non era neanche previsto che dovevo partire lì. Cioè, ho trovato occasione così, ho provato. E ho visto dietro che stavano quasi per rimontare, però ho insistito fino all'ultimo e poi hanno ceduto dietro e ho cominciato a guadagnare vantaggio. E dai, è andata bene, ci ho fatto a mantenere il vantaggio e anche a guadagnare. E dai, è andata bene. Classifica dello Challenge tutta aperta, dato che le tre gare hanno avuto ordini di arrivo completamente diversi e la cui vittoria si giocherà quindi tutta sulle salite dell'ultima gara in programma a Coreglia domenica prossima. La prova era valida anche come campionato provinciale allievi della provincia di Lucca. Intanto abbiamo il nome del vincitore, la gara si è conclusa poco fa, si tratta di Antonio Tiberi dell'Olimpia Valdarnese, questo è il vincitore della prova dello Challenge. Vi ricordo che lo Challenge Allievi si concluderà domenica prossima con la gara in programma a Coreglia. Sempre per quanto riguarda il ciclismo, si è svolta a Ferragosto la Firenze Viareggio, diventata una classica ciclistica ferragostana, 179 km complessivi, ha vinto Fausto Masnada in 4 ore e 14 secondi, che ha preceduto Niccolò Pacinotti e Jacopo Mosca. Tanta gente in Piazza Mazzini a Viareggio ad accogliere l'arrivo della gara, che tornava appunto a Viareggio dopo 3 anni di assenza. E chiudiamo con una notizia relativa alle Olimpiadi. La ditta Pardini Armi di Lido di Camaiore, presente con le sue armi alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha conquistato 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo. Questo appunto è il personale medagliere della ditta di Camaiore. Il primo oro, il più importante, lo vedete anche nella fotografia, è stato quello ottenuto dall'italiano Niccolò Campriani con la carabina ad aria compressa. Poi sono seguite le altre medaglie. Con queste 7 medaglie la Pardini Armi ha migliorato il bottino conquistato a Londra nel 2012, dove il medagliere era stato di 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Nell'anno del suo 40esimo anniversario si chiude quindi in modo trionfale l'avventura olimpica della Pardini Armi, che è stata in Brasile anche con 2 propri tecnici a disposizione degli atleti che utilizzavano le armi dell'azienda camaiorese. È tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.